facciamo un piccolo preambolo. Intanto saluto i qui presenti onorevoli signori, relatori, coloro i quali manderanno un messaggio alla mia umile e modesta TV, Maco TV, che è una TV culturale, web TV, al quale 7 anni ne conduco le gesta. Parlare con voi è estremamente interessante per me, lo sarà anche per coloro che seguono questa televisione. Quindi tutto ciò che ruota intorno all'umano, nel vero senso della parola, nella parola umile, umano, io sono solo felice. Quindi ascoltarvi e dare modo agli amici di Maco TV di conoscervi, anche se sarete sicuramente conosciuti in lungo e in largo da tanti, per me è un grande piacere, oltre che un onore. Cara Paoletta, tu mi hai osannato prima, un po' troppo, devi limitare le tue bonarie parole nei miei confronti. Quindi io sono tutto orecchi, anzi tutto audio e video, per ascoltarvi e per farvi proferire parola in merito a questa onorevole iniziativa. Io ho messo la locandina, anzi la metterò adesso quando farò l'editing per questa chiacchierata, che non sarà un monologo, perché io in maniera molto ignorante vi interromperò cercando di interpretare ciò che magari qualcuno può non capire, no? Nella conversazione. Quindi rinnovo i ringraziamenti a Paola, ringrazio ancora il dottor Negro, a Sandra Brunelli, tutti voi qua. E adesso io ti invito, cara Paola, per fare la moderatrice, perché chi meglio di te può dire la parola a, caro avvocato Paola. Quindi ti restituisco il microfono e sono qui a disposizione, pronto per iniziare questo meraviglioso incontro. Sì, Luigi, io ti ringrazio per averci dato questa opportunità, ringrazio Maco TV e direi di passare subito la parola al dottor Giuseppe Negro. Bene. Grazie Gino, grazie per questa opportunità. Io voglio dire spendere due parole sull'associazione Noi, che è questa associazione che è diffusa sul territorio nazionale. Abbiamo sostenitori, simpatizzanti un po' dovunque in Italia, vedi Paola, Alessandra in Toscana, io sono in Salento, è un po' sparsa ovunque. È un'associazione di promozione sociale e culturale. Che cosa abbiamo fatto? Ecco, che cosa abbiamo fatto e che cosa siamo? Noi è proprio l'acronimo Nessun Ostacolo Insieme, perché noi crediamo proprio questo: insieme non c'è veramente nessun ostacolo. Infatti nasciamo dopo la crisi del 2008, verso il 2010 noi abbiamo cominciato a lavorare, poi nel 2011 ci siamo, come dire, legalmente costituiti, e siamo un gruppo di professionisti, alcuni medici, psicologi, insegnanti, l'avvocato, ecco qua, e Alessandra responsabile di associazioni internazionali, quindi persone comuni, cittadini comuni, di qualsiasi ceto sociale e livello culturale, ma tutti con la stessa idea e con la stessa domanda soprattutto: che cosa possiamo fare per sostenere e mantenere la rete sociale in un momento critico? E posso dire che abbiamo visto giusto già nel 2010, lavorando in questo modo, abbiamo capito quanto è importante, quanto veramente è necessario e importante, sempre di più lo sta diventando, lo vediamo negli ultimi anni, cercare di creare quanto più è possibile una forza, una rete di connessione tra le persone. E allora ci siamo messi a studiare, abbiamo fatto ricerche e abbiamo visto che in tante materie, ecco, mi piace molto l'idea della web TV antropologica, ma in tante materie dell'uomo, nella psicologia, nella sociologia, nella medicina, nella biologia, eccetera, un tema centrale, un concetto che unifica tutto è proprio questo aspetto del fatto che noi siamo un fenomeno integrale,
che l'uomo è un fenomeno integrale, che la società umana dovrebbe essere un fenomeno integrale. Tutti ormai siamo consapevoli e vediamo quanto siamo legati gli uni agli altri, in tutti i campi, a livello proprio ormai, come posso dire, mondiale, insomma così. Tutto ci influenza, non possiamo scappare da nessuna parte. Non c'è un pianeta nuovo che possiamo abitare, allora dobbiamo comprendere come lavorare bene con questa interconnessione, con questa integralità. E ci sono tanti esempi nella natura, tanti esempi negli studi, eccetera. Che cosa manca a noi? Questa è la domanda che ci siamo fatti. Ci manca un modello, un metodo per far sentire, non solo studiare mentalmente, ma far sentire, questa è la cosa importante, alle persone quanto noi siamo collegati gli uni con gli altri e quanto questo ci può essere a beneficio se noi lo comprendiamo. Diversamente diventa un danno, diventa un detrimento, diventa veramente una sciagura. Se noi comprendiamo come lavorare con questa interconnessione e quindi lavoriamo per connetterci, allora possiamo avere un beneficio tutti. Mi viene in mente, io sono un medico, quindi l'esempio più semplice che posso portare, più immediato, più diretto, è proprio quello del corpo umano. È un sistema integrale, totalmente integrale. Un organo non può lavorare da solo, una cellula non può lavorare da sola. Se lavora da sola, allora si sviluppa il cancro, si sviluppa una patologia. Se lavora insieme, in armonia con tutti gli altri sistemi, e allora funziona tutto, c'è quella che noi definiamo lo stato di salute sostanzialmente. E questo concetto lo possiamo estendere. Allora il nostro impegno è sempre stato quello di sviluppare questo modello circolare e di portarlo dovunque, nelle scuole, bellissimo nelle scuole veramente bellissimo, perché la scuola è il posto dove noi dovremmo formare gli studenti, farli diventare degli umani creativi, degli umani a cui piace non studiare tanto per studiare, ma conoscere, avere la curiosità della conoscenza, dello sviluppo, eccetera. E quando lavoriamo con questo modello, noi coinvolgiamo il dirigente, il bidello, la segreteria, tutti gli insegnanti, gli studenti, perché loro sono un sistema integrale. Sono un sistema unico, c'è poco da fare. E applichiamo questo modello a tutti contemporaneamente, quindi li mettiamo insieme, fanno le loro. Non entro nel dettaglio del metodo, perché non entro? Perché so che Paola e Alessandra faranno vedere magari in pratica fra qualche giorno, domani, dopodomani, faranno vedere in questa. Perché fanno vedere? Questo sì, lo devo dire. Perché questo metodo è esperienziale. Io posso fare tutta la spiegazione psicologica, sociologica, è utile, ma fino a un certo punto. Io devo far sperimentare alle persone, in qualsiasi livello loro si trovano, che connettersi con le altre persone è non solo piacevole, ma anche utile per lo sviluppo, utile per la sostenibilità della vita, eccetera, eccetera. Poi possiamo prendere tutti gli studi che avvalorano questo. Va benissimo, ce ne sono tanti, non è un problema. Dagli studi neurologici e sociologici, ma la cosa importante è che io devo portare in maniera facile, semplice, diretta alle persone la possibilità dell'esperienza, che gli altri non sono un disagio per me, che se io mi collego con gli altri e abbiamo uno scopo comune, che è il benessere di tutti, questo aiuta tutti ed è un vantaggio per tutti. Come ci insegna la natura in tanti aspetti, come ci insegna ormai la psicologia, come ci insegna la neurobiologia, come ci insegnano i neuroni dell'empatia di italiana scoperta e tutto quello che noi vogliamo. Dobbiamo solo fare un po' di esercizio per ritrovare questo che ce l'abbiamo, in natura ce l'abbiamo, inconsciamente ce l'abbiamo, ma l'abbiamo un po' perso perché c'è lo stress, perché c'è troppa informazione. Perché c'è troppa TV, diciamo così, perché c'è troppe cose, stimoli, eccetera, ma noi abbiamo visto che lo stimolo principale di cui noi abbiamo bisogno tutti è proprio sentire la forza della connessione a livello umano. Questo crea una rete, questo crea il fatto che io mi sento sicuro, che io comincio ad avere di nuovo fiducia.
che io posso lavorare insieme agli altri, se sono in un'azienda posso lavorare insieme agli altri, posso anche affrontare i conflitti che si presentano e cercare di superarli. Ha un piano, diciamo, di esperienza più avanzato. Ma nell'esperienza più semplice è importante che tutti, a livello della famiglia, a livello dell'azienda, a livello della scuola, a livello del pubblico, come faranno Paola e Alessandra, comincino a sentire che c'è la possibilità di connetterci e di sentire che c'è una forza in questo enorme, che appartiene proprio, come hai detto tu all'inizio, al genere umano, che appartiene al genere umano. Se l'uomo non fa così, se l'uomo non fa così, non riesce ad evolversi più. Abbiamo finito lo sviluppo dell'evoluzione, diciamo così, egoistica. L'abbiamo finito perché abbiamo visto che porta solo disastri ad un certo punto. Siamo arrivati al punto, come posso dire, di non ritorno quasi, non c'è. Vediamo che non funziona. Qual è Vero. la cosa che deve funzionare? Connetterci sul piano umano, ritrovare questo humus, questo genere umano, questa forza, il piacere di collegarsi per un benessere comune e partire da lì, avere nuove idee. La creatività aumenta, le capacità aumentano, ma semplicemente la persona è più, diciamo, più felice. Perché è quello che ci vuole poi alla fine. Noi, come dire, dobbiamo avere il coraggio anche di parlare in questi termini, dobbiamo ritornare a imparare come si è felici. Il modello circolare parte dall'uomo, lo connette con gli altri uomini, da io, dobbiamo diventare noi, per questo ci chiamiamo noi. Noi che vuol dire? Non è che io perdo la mia identità, no, il mio talento insieme al tuo talento, insieme a quello di Paola. La mia creatività con la tua, con quella di Paola, diventa una bomba, diventa una forza, diventa una capacità enorme. Noi dobbiamo capire questo e sentirlo. Nel momento in cui lo sentiamo, lo vogliamo, lo desideriamo, ci piace, sentiamo il sapore di una cosa nuova, che è antica nello stesso tempo, e dici: ma guarda, questo era quello che io volevo da sempre. E io lo voglio ripetere, lo voglio rafforzare ogni volta perché vedo che in questo trovo una possibilità, una risposta. Io non voglio dire che questo è questo, diamo una possibilità, una possibilità di trovare delle risposte che vengono da noi, non da io. Io ognuno ha le sue risposte, ma da noi dobbiamo imparare a dare le risposte da noi, perché io abbiamo visto quello che succede. Poi ci separiamo, invece qui non ci dobbiamo separare, dobbiamo unirci su quale piano? Sul genere sul piano dell'humus, della connessione umana. Tutto il resto viene dopo. Grazie, penso. Posso intervenire, ecco, sull'argomentazione. Intanto io non mi sono permesso di interrompere, posso dire, l'amico Giuseppe, ma perché veramente il discorso talmente scorrevole, talmente gradibile, che francamente non mi sono sentito di fare nessuna interruzione. Non so se perché mi sento in linea un po' su questo dire, su questo praticamente enunciare. E francamente, parlavi di connessioni, occorre essere connessi, no? Al di là dell'internet. Voglio dire, la vicinanza, la connessione è necessaria. E avere quel credo, mi permetto di aggiungere, avere quel pizzico di umiltà. E di accettare e voler ascoltare, che oggi mi sono accorto, ahimè, mio malgrado, che spesso non si ha la voglia di ascoltare, si ha la voglia di enunciare solamente. Però se c'è questa bivalenza, credo che molti risultati possono essere raggiunti più facilmente. Io vi seguo veramente, non ve l'ho detto in preambolo, mi piace la vostra iniziativa, che poi anche mia, se vogliamo, perché lo spirito è molto vicino, e sono veramente felice di sentir parlare così, veramente credo, senza nessuna retorica. Quindi Paola, nuovamente ti ringrazio, Paola la coinvolgo sempre, questo argomento potrà essere in futuro più approfondito, perché credo che argomentare aspetti non sempre comprensibili, vuoi per il carattere, vuoi perché ci siamo incruditi in questa società, ahimè, dura,
Caro dottore, insomma, sei piaciuto veramente di Eh, questo Gino, servizio. Gino, mi permette di aggiungere una cosa, Vai. perché tu hai toccato un argomento, l'ascolto. Sì. Poi lo faranno vedere in pratica, Paola ed Alessandro, lo faranno proprio vedere in pratica Bene, quanto è bene. importante l'ascolto. Chi verrà all'incontro lo vedrà, ecco, come hai detto tu, pensiamo forse di ascoltare, invece vogliamo dire la nostra e basta, o vogliamo convincere gli altri. E questa non crea connessione. Invece ci sono delle semplici regole che si applicano quando si lavora insieme, che regole che vengono ovviamente da esperienza, da studio, da applicazioni, e piccole semplici regole che creano invece uno stato di ascolto. Certo. E lì cominciamo a sentire, cavolo, com'è importante questo. Non è l'ascolto a cui io pensavo fino ad ora che fosse ascolto, non era ascolto quello. Ascolto comincia adesso. Comincia con questi semplici accorgimenti, mi rendo conto che veramente comincio ad ascoltare. È interessantissimo il discorso, eh? Le basi di questo modello sono veramente particolari e ricche. Normalmente noi facciamo anche dei corsi, delle formazioni, seguiamo delle aziende. L'ultima azienda che abbiamo seguito sono più di 6 mesi che la seguiamo, dove abbiamo formato il CDA, il Consiglio di Amministrazione, a questo metodo. Loro stanno, pensa, diffondendo questo metodo a tutti i livelli dell'azienda. Quindi ogni team dell'azienda si riunisce e lavora con questo metodo. E tutti i dipendenti, io non sono un esperto di aziende, ma il team marketing, il team commissione, non lo so, tu sai meglio di me, le persone, e loro lavorano, si sono accorti che risparmiano tempo, che si vive meglio in azienda. In maniera quasi spontanea, un giorno dopo l'altro, un'applicazione dopo l'altra, una settimana dopo l'altra, che cercano questa sensazione, che vogliono lavorare con questa sensazione, che possono produrre di più addirittura con questa sensazione. Il risparmio e il guadagno dell'azienda è enorme. La rete che si crea tra di loro è qualcosa che gli rinforza e che assicura all'azienda la sua sostenibilità di questi tempi. È, come posso dire, una bella acquisto, un bel miracolo in un certo senso. E noi speriamo di portarlo quanto più è possibile nelle scuole, nelle aziende, nelle istituzioni. Tu immagina la tua televisione, tu sai benissimo che avete bisogno di collaborazione tra di voi, c'è Sì, poco da fare, che c'è sì. bisogno di ristringere i rapporti tra voi, e se c'è un metodo, un modello che aiuta, che facilita, ben venga. Questo è quello che abbiamo cercato di fare noi. Stiamo avendo successo, gli insegnanti che ci seguono ci danno delle testimonianze veramente belle, ci ringrazio. Io mi ricordo, abbiamo fatto a Massafra, in un plesso scolastico, tanto di questa formazione a tutti gli insegnanti, e dopo 3 anni ancora gli insegnanti abbiamo saputo che applicano il metodo in classe e ci ringraziano, perché tante tensioni delle classi sono state abbassate, eliminate, e migliorato molto l'aspetto della didattica e della vita in quella scuola. Però lì, ecco, l'umiltà di cui parlavi prima, lì i dirigenti, insieme agli insegnanti, insieme alla segretaria, insieme a tutti, erano 40 persone che partecipavano tutti costantemente alla nostra formazione, e ha avuto questo riscontro molto interessante. Io passo la parola a Paola, perché sicuramente Alessandra e Paola ci vogliono dire che succede, ma praticamente nei prossimi giorni. Grazie, Gino. Allora, sì, benissimo, quindi possiamo sperimentare questo metodo subito, immediatamente. Bene. E quindi siete tutti invitati il 19 agosto, quindi questo evento si svolgerà il 19 agosto presso l'Agriturismo Il Casolare Azzurro ad Acquaviva Piceno in provincia di Ascoli Piceno. È un evento bellissimo che inizierà con un incontro condotto da me e da Alessandra Brunelli in un magnifico orto, quindi immersi nella natura. Le persone quindi trascorreranno questa giornata proprio nel verde
e trascorreranno questa giornata all'aperto e quindi questo incontro ha un carattere gioioso, dinamico e allo stesso tempo potremo sperimentare il metodo. Quindi vi potete iscrivere direttamente telefonando al Casolare Azzurro, vi dico subito il numero per prenotarvi, che è 0735 68 3185, ripeto 0735 68 3185. E quindi aggiungo che questo è un evento che si inserisce una bellissima iniziativa, che appunto un'iniziativa Estate in Cerchio, e sono diversi incontri che si stanno svolgendo in tutta Italia. Quindi passo la parola ad Alessandra per farci raccontare in che cosa consiste, che cosa faremo. Bene, anche gli Sì. amici di Maco TV sono tutto orecchi, quindi Sì. vi prego di proseguire su questa strada, che va bene. Sì, appunto l'iniziativa del 19 agosto presso il Casale Azzurro di Acquaviva Ticena fa parte di una serie di incontri che stiamo organizzando, insomma, l'associazione noi sta organizzando in un po' tutta Italia. Quindi ci sono state diverse località che hanno visto organizzare degli aperitivi in cerchio, delle iniziative appunto che ripropongono questo motivo del cerchio, no? Che è il concetto fondamentale del metodo circolare e che l'associazione Noi sta appunto proponendo, come diceva Giuseppe Negro, che ha spiegato un po', diciamo, la filosofia e la mission che c'è dietro a queste iniziative. La cornice panoramica del Casale Azzurro è fantastica, veramente si adatta perfettamente a quello che vogliamo promuovere, che è appunto una esperienza proprio conviviale, quindi una esperienza diretta del metodo e del come attraverso, diciamo, la pratica, no? L'esperienza pratica che il metodo propone, che è fatta di giochi anche, di giochi molto divertenti, di dialoghi da vivere appunto insieme all'interno del cerchio, in cui l'ascolto e il dialogo fatto secondo le regole, no? Secondo ci sono delle regole, dei suggerimenti, diciamo, che il metodo suggerisce di Certo. seguire. Ecco, il rispetto di questi elementi permette di creare delle emozioni che nascono all'interno del cerchio e ci conducono proprio a una piacevolissima sensazione di connessione con gli altri. È una sensazione che è difficile spiegare fino a che non si prova, è però, diciamo, legata a una forza che è molto naturale, no? Quindi tutti ce l'hanno questa forza, tutti la percepiscono. E quindi quello che faremo è proprio fare dei cerchi. No? Il cerchio è un simbolo, no? Il simbolo Certo. nel quale ciascuno che sta all'interno di un cerchio si pone a una distanza, un'equidistanza da un punto centrale, no? Che all'interno del quale si crea proprio questa sensazione di connessione. E quindi è un'esperienza molto, molto piacevole che insieme a Paola Mariani, che è una bravissima conduttrice del metodo circolare, quindi sono veramente emozionata e felicissima di poter fare questa esperienza insieme a Paola. E appunto, rispettando questi suggerimenti del metodo circolare, vivremo insieme questa armonia di dialogo e proprio la piacevolezza della relazione che si crea e si genera all'interno del cerchio, insieme alle altre persone, che possono essere dei perfetti sconosciuti, ma che alla fine, no, di questo dialogo diventano persone veramente vicine, no? Ci sentiamo proprio questa vicinanza. La serata poi ci riserva una sorpresa, no? Perché attraverso la connessione che si crea durante l'incontro, questa connessione, questa vicinanza ci permetterà di continuare a giocare anche durante la cena che seguirà l'incontro. E durante la cena continueremo appunto a giocare e a crescere questa connessione,
Attraverso proprio un gioco particolare che vi proporremo, che proporremo a tutti quelli che parteciperanno e che veramente è particolarmente simpatico e piacevole. Paola, non so Posso, se vuoi aggiungere. Alessandra, posso intervenire? Sì. Anch'io non mi sono permesso di interromperti, insomma, ci diamo del tu tutti, ovviamente, ci diamo del tu. Cosa voglio dire? Voglio dire che mi hai dato già un'immagine visiva di questo cerchio che io in tempi remoti definivo bivacco, perché il bivacco, dove c'era un fuoco centrale, univa le genti, no? Che fossero conosciute o meno, ma fisicamente mi porta a un altro ragionamento. Siamo tutti in una circonferenza. Sembra strano, potremmo essere tutti con punti di vista diversi, però sono punti convergenti. Quindi voglio dire, scusa se faccio una piccola analisi da profano, però francamente è un'idea molto avvincente, è una buona soluzione per conoscersi, per dire la propria nel rispetto dell'altrui pensiero. E questa idea è molto ruffiara, mi piace, è una bella trovata. Paola ride, ma io sono un po' troppo curioso, forse per il fatto di essere in una web TV dove cerco di trovare le cose un po' nascoste nel backstage, si dice oggi. E quindi ben venga, un'idea interessante, appetibile, e sicuramente ne saremo felici di poter partecipare, va bene? Sì, Alessandra. mi permetto di aggiungere, Gino, visto che proprio hai toccato un punto molto importante, è che proprio all'interno di questo lavoro in cerchio si percepisce l'importanza del contributo che ciascuna persona può dare all'interno del Vero. cerchio. Quindi si percepisce, non so come dire, un proprio ruolo all'interno del cerchio. L'importanza che ciascuno di noi ha all'interno di un gruppo. Quindi è un bivacco, è vero che è un bivacco che se fatto secondo certe regole ci dà veramente l'essenza del che cosa siamo e del Esatto. quanto siamo importanti per gli altri. Interessantissimo. Bene, interessante, gli amici di Mako ne saranno sicuramente incuriositi, questo è sicuro. E lo sono anch'io in maniera predominante. E bene, non possiamo che dire che ci incontriamo adesso in questo importante appuntamento. Avete messo un po' di sale sulla coda per darci curiosità. E mi sono piaciute anche moltissimo le parole del dottor Negro, veramente molto, molto profonde, molto, che poi magari sono facilmente comprensibili, ma mai vengono percorse queste, mai raggiunte, mai attraversate, proprio perché la superficialità dell'uomo, ahimè, è così, insomma, però non voglio fare filosofia gratuita e ripasso con il permesso di tutti la parola a Paola, ringraziandola ovviamente nuovamente. Io adesso farò scorrere gli indirizzi, i telefoni. All'inizio di questo video ci sarà la locandina e da parte di Mago TV c'è tutta la propria sincera collaborazione. A te, Paola. Sì, io veramente vi ringrazio. Per me sono molto emozionata per questo incontro e raccontarvi questa esperienza che stiamo vivendo insieme. E quindi venite, mi raccomando, vi aspettiamo e ceneremo anche insieme. In caso di pioggia, comunque l'evento, perché è prevista un po' di pioggia purtroppo venerdì, speriamo di no. E quindi si svolgerà all'interno dell'agriturismo. E colgo veramente l'occasione per ringraziare anche i titolari dell'agriturismo che sono Francesco e Stefano che ci hanno dato la possibilità di realizzare questa magnifica iniziativa e non vediamo l'ora di incontrarvi. Bene, allora io concludo col permesso di tutti voi, ringraziandovi ovviamente, questo è ovvio, e ringraziando anche l'ascolto degli amici di Mako TV che anch'io mi permetto di invitare perché noi ci saremo. Grazie.
Questo noi è frequente, noi. E quindi ben venga anche questo diciamo epiteto, va benissimo. E alla prossima, cari amici, posso Grazie. dirvi. Grazie a voi e ci Grazie vediamo tanto. sicuramente nella prossima occasione. Questo non mancherà chiaramente. Perfetto. Grazie. Un saluto a tutti. Ciao. Grazie a tutti, buona giornata.